Pillole di benessere. Pillole di benessere. Pillole di benessere. Bentrovati all'appuntamento con Pillole di benessere da parte di Monica Celegato. Oggi abbiamo davvero un ospite illustrissimo insieme a noi, perché dobbiamo parlare di una cosa interessantissima che è partita da un'idea del Lipton Institute of Tea, questo centro di ricerca che ha voluto, insieme al contributo di un gruppo di nutrizionisti italiani, mettere a punto una piramide dell'idratazione. Allora, tra questi esperti ce n'è uno di particolarmente illustre che noi abbiamo il grande piacere di avere al telefono, ed è il professor Eugenio Del Toma, primario emerito di dietologia e diabetologia, nonché specialista in scienza dell'alimentazione e in gastroenterologia. Professor Del Toma, intanto buongiorno e grazie. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Grazie di aver accettato di essere nostro ospite. Senta, professor Del Toma, questa piramide dell'idratazione, visto che poi insomma questa penso sia la stagione più importante, quantomeno l'estate, la stagione in cui bisogna proprio pensarci più degli altri momenti all'idratazione. Obbligatoriamente, no? Sì, certo. Certo. Questa piramide, allora, che cos'è, professor Del Toma? Beh, è stata un'idea intelligente di un istituto che svolge anche attività scientifica, non si tratta solo di dire nomi commerciali o altro, al contrario, siccome siamo tutti convinti in medicina che l'acqua è ancora più importante del cibo, perché sembra strano, no, senza acqua noi possiamo vivere 4-5 giorni, una settimana i più fortunati, senza cibo, ma con la presenza dell'acqua possiamo vivere, non dico tranquillamente, ma un mese, cioè l'organismo ha come maniera di comunicare nelle sue cellule tra un organo e l'altro, portando all'interno, non si apre una porticina della cellula, ma è una sostanza liquida che riesce a superare la membrana cellulare, e questo lo fa con un gioco di acqua che va e viene a seconda del contenuto osmotico, insomma, di che è la presenza di sali che favorisce l'ingresso nella cellula o viceversa l'espulsione dalla cellula di sostanze già utilizzate, tossiche e così via. Quindi capisce, è fondamentale, pensi che in campo sportivo una flessione del 2% del patrimonio di acqua già significa essere fuori dal gruppo dei vincitori, nel senso che si perde molto di resistenza, di potenza, proprio perché è un danno immediato. Certo. Quindi ecco l'intelligenza, diciamo, l'importanza, non ne vediamo altre sfumature che ci potranno anche essere come tali, ma in medicina, in fisiologia, l'acqua viene al primo posto, e quando scriviamo di alimentazione, secondo me dovremmo sempre cominciare con un capitolo sulle bevande, alludendo in primo luogo all'acqua, ma ecco, il fatto, la forma di veicolo che ha l'acqua, di trasportatore dentro e fuori dalle cellule, vale per tanti altri liquidi, soltanto che l'acqua non porta calorie, questa è la differenza enorme. Logicamente se ci pesiamo dopo aver bevuto un litro di una qualsiasi acqua, peseremo un chilo di più, ma il nostro tessuto non è cambiato perché non c'erano calorie, e invece l'acqua può diventare veicolo quando si aggiunge zuccheri, si aggiungono in qualche altra maniera calorie, può diventare un vettore di calorie che passa inosservato, ed ecco che noi nella piramide abbiamo voluto sottolineare, non abbiamo fatto gerarchie se non per il fatto di avere sostanze totalmente libere da problemi come l'acqua di rubinetto, l'acqua che viene sorgente, da sostanze che invece incominciano a trainare dentro un po' di nascosto, ma mettendolo in evidenza in etichetta nulla è più nascosto, ma portando all'interno anche delle sostanze
tonificanti, eccitanti, le possiamo chiamare in 100 maniere, ricche per la reidratazione dei sali che perdiamo ogni giorno, ma che particolarmente si perdono in estate con la sudorazione, con la transpirazione insensibile, cioè con questo vapore che parte sempre dalla nostra pelle. Ecco, quella è un'acqua preziosa che dobbiamo tutti i giorni reintegrare, e nelle età estreme della vita, questo lo raccomandiamo sempre, credo che per fortuna ora sia noto, nelle età più lontane, cioè la nascita, sì, i primi anni di vita, i bambini e gli anziani. Certo. Questi avvertono, per un processo ancora prima di formazione e poi di invecchiamento, mm-hmm, avvertono in ritardo il segnale della sete, cioè quando un anziano ha sete è già disidratato. Ah. Ecco, lo avverti in ritardo. Come okay. faccia conto un anziano che probabilmente spesso è sordastro, sì, non sente un piccolo rumore, un cicalino. Certo. Ecco, e allora bisogna ricordarglielo, in modo che non faccia un rifornimento come i cammelli. Sì, sì, ma poi quando mangio berrò molto. No, perché sennò si riempie lo stomaco, magari certo, mangia meno cibi che gli occorrono. No, ma ricordarsi di bere spesso. Io faccio ogni tanto un esempio che mi sembra carino. A Napoli, ma anche in altri posti, quando uno chiede un caffè, automaticamente le portano anche un bicchiere d'acqua. È verissimo, professor Del Toma. Ecco, questa è una cosa che ci induce a dilazionare nella giornata il carico di acqua che ci serve, che poi purtroppo, e qui è stata la difficoltà di trovarci d'accordo, e varia in base a molti altri fattori. Basta che noi viviamo in una zona di caldo umido, è che il problema è diverso. Basta che noi siamo prevalentemente vegetariani, ed ecco che col mangiare, con cibi calorici, arriva però dentro molta acqua da verdura e frutta. Viceversa, sì, il carnivoro ha bisogno di ancora più acqua, perché non la trova nei cibi cotti, specialmente carne cotta, non la trova in quantità. Vedi che ci sono molti, molti problemi. Sì, certo, ci sono molti fattori, giustamente, sì, legati. E poi, come sempre per la piramide, che è stata una fonte di insegnamento visivo anche in paesi dove l'alfabetizzazione non era ideale, ecco l'immagine che alla base c'è qualcosa di più importante o che può essere preso in maggiori quantità di quello che ha l'apice, beh, risulta dalla piramide nella sua proprio visione, anche, certo, anche sì, da lontano, è che alla base c'è proprio l'acqua di l'acqua, rubinetto. Quello sicuramente. Però sembra una cosa incredibile, però, professor Del Toma, il fatto che dovrebbe essere talmente naturale bere, però invece ci sono delle persone che proprio non ci pensano, fanno fatica a bere o quantomeno si devono proprio impegnare per farlo. Sì, questo è vero. Non solo, ma molte persone fanno enormi differenze, è una questione di papille gustative, sì, diciamo, di tanti fattori, fra acqua e acqua. Ci sono alcuni che, non dico che si rifiutino, ma bevono assolutamente malvolentieri delle acque troppo ricche o viceversa troppo lisce, cioè troppo povere di sali. Quindi questi sono fattori che giustificano, vorrei dire che legittimano anche delle scelte diverse, perché il gradimento deve far parte sempre della nostra vita alimentare. Certo. È finito il tempo che si deve mandare giù lo pirigino, cattivo, certo, non cattivo. Ecco. Certo. Quindi grazie a Dio nel campo delle bevande abbiamo una grande scelta, e parlo sempre di bevande senza apporto calorico, ecco, perché allora il discorso si intreccia troppo con l'alimentazione dei cibi. E allora ecco che bisogna distinguere, perché non può essere la stessa cosa un tè o un caffè normali da un viceversa dei prodotti decaffeinati o deteinati, che certo, più o meno è la stessa cosa in fatto di metilxantina, cioè di questo stimolante assai utile poi nella vita cittadina o anche in quella intellettuale, come è stato dimostrato, sì, da tutti i grandi scrittori che finivano per essere bevitori di sostanze un pochino tonificanti. Certo. Ma quello che voglio ricordare è che quelle nei riquadri più alti ci sono per una nostra logica, in quanto un eccesso di teina, di caffeina, a un certo punto possono, un eccesso
adesso sto dicendo possono non essere consigliati così in forma. E allora sono saliti al primo, al secondo, al primo, dal pian terreno qua della piramide, sono saliti un po' più in alto, ma non è che abbia problemi. A noi interessa solo mettere un vallo, una differenza tra una demarcazione stretta tra l'essenzialità dei liquidi e la valenza invece che un liquido può assumere di apportatore di calorie, certo, o apportatore di sostanze energetiche che nella quantità che consigliamo nella piramide sono assolutamente accettabili, ma che in chi tende a esagerare in tutto potrebbero, a volte troviamo persone che bevono 8-10 caffè al giorno, beh, qualsiasi vero medico dirà forse fino a 3, con il tè il problema è minore perché contiene ovviamente la teina in forma quantitativamente minore, ma ginseng e altre cose simili che possono venire da tisane, ecco, debbono essere un pochino regolamentate, nel senso sì, è una bevanda in cui prevale l'acqua, però attento che se non sei abituato ne prendi troppo, esatto, puoi avere anche un piccolo stimolo secondario, quindi non è questo affatto il primo della classe o il secondo, a parte che l'acqua ovviamente rimane fattore base proprio dell'idratazione, certo. Senta una cosa, professor Del Toma, però prima di lasciarla giustamente, secondo lei la giusta, a parte vabbè sulla piramide dicono 10 bicchieri al giorno di liquidi, giusto, ovviamente tenendo conto che bisogna tenere in primis l'acqua. Secondo lei cosa vanno bene? Guardi, questa valutazione a bicchieri richiede anche una precisazione, perché con l'evoluzione, con gli artisti che danno forme diverse, possiamo avere un bicchiere da 150, uno da 200. Noi diciamo che almeno un litro dovrebbe essere acqua, perché presumiamo che chi non fa un'attività sportiva, se non così ludica, di poche volte alla settimana, può andare benissimo con un litro e mezzo anche di acqua. Certo. Però ecco, è facile che invece se cambia appena vita, va in vacanze come adesso si spera succeda, beh, va in vacanze e tutti i giorni passeggia, nuota e fa, indubbiamente ecco che non solo devo aumentare l'acqua, ma probabilmente può aumentare anche delle bevande che possono essere a maggior tenore di sali come ce ne sono qui nella piramide segnalate in abbondanza. Sì, beh, quello frutta, sicuramente. Eccetera, e così via. Però ecco, quando è possibile noi siamo sempre in favore di non aggiunte, cioè non zucchero aggiunto, certo. Anche se è ovvio che un bicchiere del tè del caffè ci in cui sta, si mette uno o due cucchiaini di zucchero non fa male a nessuno, in teoria, neanche al diabetico. Volendo sì. Professor Del Toma, io davvero la ringrazio tantissimo per il suo prezioso contributo e grazie per... Facciamoci prendere senza acqua e senza bevande dal caldo che verrà in estate. Perfetto. E auguri a tutti gli ascoltatori. Grazie, professore. Benessere in radio.it è il portale dove trovi tutto il meglio di pillole di benessere. Recensioni, notizie, anticipazioni. Tutte le puntate da ascoltare o rileggere. Benessere in radio.it. Salute, bellezza e benessere. In un click. Benessere in radio.it. Benessere in radio.it. Benessere in radio.it.